Bruno Gröning è stato uno dei più famosi guaritori del XX secolo. Tuttavia, egli ha sempre asserito che le sue doti di guaritore gli arrivassero da Dio e diceva: «Dio è il medico più grande». Ma a quale Dio si riferiva? Al Dio dei cristiani? O al Dio degli ebrei, dei musulmani, degli indù o di qualche altra religione? Questo video mostra come Bruno Gröning definiva il suo operato in rapporto alla religione. Il circolo degli amici di Bruno Gröning si trova in tutti i continenti, suddivisi in piccole comunità in oltre 100 paesi, paesi con tradizioni religiose e culturali molto diverse tra loro. Persone provenienti dalle maggiori tradizioni religiose visitano le comunità del circolo degli amici, cristiani e musulmani, ebrei, induisti e buddisti. Ma com'è possibile che tutte quelle persone trovino aiuto ed arricchimento per la propria fede personale attraverso gli insegnamenti di Bruno Gröning? Sono sempre stata religiosa, ma all'inizio ero molto scettica. Poi mi sono tranquillizzata quando lui ha detto: «Restate nella vostra religione. Andate a pregare dove siete soliti andare, secondo la vostra religione, il vostro credo». Altra cosa importante: non c'è obbligo di adesione, non è necessario che uno si converta. Egli stesso ha dichiarato: «Non ho intenzione di creare una nuova religione, io sono venuto per tutti gli uomini». Lui ha detto che voleva che le persone credessero nella propria religione e la potessero praticare nelle loro chiese. Bruno Gröning è stato cattolico e quando parlava di fronte ai cristiani, egli parlava anche di Cristo, faceva riferimento a lui. Tuttavia, era solito ripetere che lui era venuto per tutti gli uomini, senza distinzione di religione, nazionalità o razza. Durante un'intervista radio nell'autunno del 1949 gli fu chiesto di parlare delle basi religiose e delle sue guarigioni. Ciò che lui ha detto si applica ora come linea guida per il circolo degli amici di Bruno Gröning. Herr Gröning, führen Sie nun Ihre Heilung auf einer religiösen Basis durch. Und wollen wir hier einmal so indiskret sein und überhaupt nach Ihrer religiösen Einstellung fragen? Religiös, ich sage und lebe auch danach. Alle Menschen können geheilt und geholfen werden. Ich frage nicht nach Religion, ich frage nicht nach der Nation. Das bleibt sich gleich, welche Religion er angehört. Und deswegen von einem Religionsglauben einen können wir nicht reden. Wir müssen das Allgemeine. Das sind alles Menschen. Menschen, ich sage mal, Kinder Gottes. Der größte Arzt aller Menschen ist und bleibt unser Herrgott. Nur er kann helfen. Das bestärkt die Menschen und von da aus fühle ich mich auch verpflichtet, nicht etwas zu tun, um den Menschen vielleicht auf einem schlechten Wege zu bringen, sondern auf einem guten Wege zu führen, ihm den Glauben zurückzugeben, den er schon seit Jahrzehnten verloren. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie die Menschen durch Ihre Heilungen wieder zu Gott zurückführen? Ja. Tun Sie das bewusst oder ist das eigentlich eine Nebenerscheinung bei Ihnen? Nein, das tue ich bewusst. Sonst könnte ich was anderes noch tun. Dann müssen das Sie würde dann alles viel, viel schneller gehen. Aber mein Bestreben geht darauf hinaus, den Menschen zum Glauben wieder zurückzuführen.